Eccoci qua. Allora, i ninfalidi chi sono? Sono, diciamo, una famiglia di farfalle molto ricca di specie. In Italia ce ne sono 135, di cui 73 sono presenti nell'area di nostro interesse. Sono farfalle di dimensioni varie, accomunate da una particolare caratteristica che è quella di avere solamente due paia di zampe funzionali, cioè il primo paio di zampe nei ninfalidi, a parte poche eccezioni, è diciamo atrofizzato, non evidente, per cui queste farfalle si appoggiano di fatto su quattro zampe. Poi le larve della stragrande maggioranza delle specie presenta questo aspetto ricoperto da protuberanze che si chiamano scoli, che possono essere di colori differenti e più o meno ricoperte da spine, da setole. Altra caratteristica della maggior parte dei ninfalidi riguarda le puppe, che sono sospese, cioè rimangono appunto appese ad un substrato che può essere un ramo di una pianta oppure una roccia, eccetera. Attraverso una struttura che si chiama cremaster, che si trova all'apice dell'addome della pupa. I ninfalidi sono suddivisi in queste sottofamiglie che vedete, quindi abbiamo delle farfalle di colori piuttosto vari, ma anche molto vistose, come vedremo, come ad esempio le vanesse della sottofamiglia delle ninfaline, oppure il Caraxesiasius della sottofamiglia Caraxine, le Limenitis, eccetera. E poi abbiamo un grosso gruppo che comprende diversi generi di farfalle con questa colorazione qui, cioè con un colore di fondo arancio fulvo, con tutta una serie di macchie nere o macchie che vanno a definire una sorta di reticolo. E poi c'è la sottofamiglia più ricca di specie, che è quella delle satirine, che include delle farfalle caratterizzate dalla presenza per lo più di macchie a forma di occhio sulle ali, delle specie di macchie ocellari o ocelli. Allora, iniziamo con i ninfalidi più conosciuti, direi, che sono le cosiddette vanesse. La prima specie, Vanessa atalanta, sicuramente l'avrete già incontrata, è una farfalla molto frequente in una grande varietà di ambienti, comprese le zone antropizzate. Si incontra anche facilmente nei giardini, negli orti, nelle zone coltivate, dove utilizza come piante nutrici larvali soprattutto le parietarie e le ortiche. Qui vedete una femmina che sta deponendo le uova proprio su una foglia di parietaria. Vanessa atalanta non ha bisogno di grandi presentazioni dal punto di vista, diciamo, della sua livrea, nel senso che è una farfalla assolutamente inconfondibile. È una farfalla co che, come le altre vanesse, ad eccezione della Vanessa del Cardo, che vi illustro subito dopo, che è in grado di superare, cioè che supera normalmente la stagione invernale allo stadio adulto. Quindi sul finire dell'autunno, diciamo, le vanesse atalante che cosa fanno? Vanno a nascondersi in ripari di vario genere, come possono essere anfratti naturali oppure anche all'interno di edifici, e poi riemergono in primavera, quindi sono in grado di superare la stagione sfavorevole allo stadio adulto, mentre la stragrande maggioranza delle farfalle supera l'inverno allo stadio di larva, di pupa oppure di uovo. Questa sotto invece è la Vanessa cardui, Vanessa del Cardo, cosiddetta perché sfrutta come piante nutrici larvali i cardi, ma anche una grande varietà di altre piante, soprattutto asteracee come le centauree, i cirsium, ma anche piante di altre famiglie. Questa farfalla è molto particolare perché ha spiccate abitudini migratrici. Tutti gli anni in primavera colonizza il continente europeo a partire dal Nord Africa, quindi compie una vera e propria migrazione verso nord,
E in autunno gli adulti dell'ultima generazione che sono nati in Europa ritornano in Africa, quindi compiendo una migrazione di ritorno, che è generalmente meno evidente rispetto alla migrazione primaverile, perché di solito in autunno queste farfalle volano ad alta quota e quindi non si notano, mentre in primavera è più facile osservarle. In alcuni anni le vanesse del cardo effettivamente arrivano veramente in grandi, grandi quantità. Quindi hanno veramente una. E danno luogo, diciamo, a un fenomeno piuttosto vistoso. E questa farfalla, a differenza delle altre vanesse, non è in grado di superare l'inverno allo stadio adulto, alle nostre latitudini, se non localmente in aree, diciamo, particolarmente calde. E anche lei ha un aspetto assolutamente inconfondibile, con questa livrea color salmone e con queste macchie nere e bianche all'apice delle ali anteriori. Altre vanesse, queste di nuovo sono svernanti allo stadio adulto, che si possono incontrare nell'area appenninica, sono la vanessa antiopa e la vanessa io. La vanessa antiopa è una specie che si incontra in ambienti boschivi o comunque in ambienti alberati con presenza di radure più o meno ampie, e utilizza come piante nutrici larvali soprattutto i salici. È una farfalla che si incontra in particolare nelle zone collinari, montane, non facilissima da osservare perché tende a trascorrere gran parte della sua vita, diciamo, sulle chiome degli alberi, degli arbusti, quindi tende ad essere abbastanza elusiva, anche se localmente è anche abbastanza frequente. Anche lei è una farfalla facilmente riconoscibile per la sua livrea, completamente marrone scura con delle sfumature rossastre e con queste piccole macchie azzurre, che, costeggiano il margine delle ali di colore, diciamo, biancastro o color crema, che si ritrova anche sul rovescio. Sul rovescio la colorazione è simile, ma non ci sono le macchie azzurre lungo il margine delle ali. Altra specie inconfondibile è la vanessa io o vanessa occhio di pavone, perché chiaramente ha queste macchie molto evidenti sulle ali anteriori e posteriori. Questa farfalla si incontra in ambienti vari, più o meno aperti, dove siano presenti le ortiche. Le ortiche sono le piante nutrici larvali di questa farfalla, che è una sicuramente delle più così iconiche della fauna italiana e non solo. Questa specie ha le parti superiori molto vistose, mentre il rovescio, come vedete, è estremamente criptico, quindi la colorazione è molto scura e questa caratteristica si trova in generale, appunto, un po' in tutte le vanesse. Perché queste farfalle svernano ad ali chiuse, in zone, diciamo, in anfratti di vario genere, come vi accennavo, e con questa colorazione riescono, diciamo, più facilmente a confondersi con diciamo, l'ambiente circostante, quindi sono meno individuabili, meno facilmente individuabili da eventuali predatori. Altre vanesse sono queste. Sono una coppia di specie abbastanza simili tra di loro, anche se poi guardandole bene si riconoscono facilmente, che sono la Nymphalis polychloros, chiamata anche Vanessa multicolore in italiano, e la Vanessa dell'ortica, la Glais urticae. La Nymphalis polychloros si incontra in ambienti generalmente piuttosto alberati, con presenza di radure, anche qui più o meno ampie, e la larva si alimenta su varie piante arboree, arbustive di varie famiglie. Mentre la vanessa dell'ortica è legata, come dice il nome, appunto alla presenza delle ortiche. La vanessa dell'ortica si incontra anche a quote elevate, si trova anche in alta montagna, mentre la Nymphalis polychloros è una specie più di zone tendenzialmente collinari o la si trova anche a partire dal livello del mare, non si spinge generalmente, diciamo, in alta montagna. Se le guardiamo bene, queste due specie si identificano abbastanza facilmente, perché
Allora, la Glais urticeje, intanto un po' più piccola della sua cugina, Nymphalis polychloros, ha una livrea più sgargiante. Vedete che il colore di fondo, delle parti superiori è un rosso più brillante rispetto alla Nymphalis polychloros. C'è una piccola macchia bianca all'apice delle ali anteriori. Ci sono delle macchie azzurre più brillanti lungo il margine delle ali. E alla base delle ali posteriori c'è un'ampia area scura, mentre nella Nymphalis polychloros c'è solo una piccola macchia nera in questa posizione. Sul rovescio anche c'è un carattere distintivo che è la colorazione dell'area, diciamo, discale, post-discale, dell'ala anteriore. Nella Nymphalis polychloros è completamente marrone scura, come è il rovescio dell'ala posteriore, mentre nella Glais urticeje, è invece di questo colore, biancastro, quindi c'è una colorazione più contrastata. Questa a destra è la larva della Glais urticeje che si trova facilmente sulle ortiche anche in gran numero perché le larve di questa specie sono gregarie, soprattutto nella prima fase del loro sviluppo, e si osservano appunto in grossi gruppi che vivono all'interno di ripari, infatti di foglie della pianta nutrice, tenute insieme con dei fili di seta prodotti dalle larve stesse. Altre due specie del gruppo delle vanesse, quindi anche qui sono sempre farfalle che svernano allo stadio adulto, sono le due poligonie. Le poligonie sono particolari perché hanno queste ali che sembrano rovinate, nel senso che hanno questo margine tutto frastagliato, in realtà sono proprio fatte così di loro. Ci sono due specie nell'area appenninica, cioè comunque diciamo in Italia, in Europa, che sono molto simili tra di loro, però diciamo identificarle bisogna osservare alcuni piccoli dettagli. Quella in alto è Poligonia C. album, che si riconosce soprattutto osservando il rovescio dell'ala posteriore, dove è presente questa piccola macchia bianca a forma di C, più o meno arcuata, mentre nella poligonia egea voi vedete sul rovescio dell'ala posteriore una macchia che ha forma più di V oppure di L o di Y, varia un pochino nella forma, ma diciamo che ha una forma, no, non una forma C, ecco, come la Poligonia C. album. Altri caratteri distintivi sono l'estensione delle macchie scure sulla parte superiore delle ali, cioè nella Poligonia C. album vedete che i margini delle ali sono molto scuri, contrastati, e sulle ali posteriori in particolare ci sono tre grandi macchie nere nella zona discale, nella zona centrale, diciamo, dell'ala, mentre nella Poligonia Egea l'aspetto è tutto molto più pallido, quindi i margini alari sono più chiari e le macchie discali sulle ali posteriori sono molto ridotte come numero e come dimensioni. Poi c'è anche una differenza, diciamo, legata alle preferenze ambientali, nel senso che la Poligonia Egea è una specie più termofila, che vive in ambienti anche piuttosto aperti e aridi e utilizza come pianta nutrice larvale cioè le specie del genere Parietaria. Quindi si trova in zone dove ci sono magari muretti a secco, anche in zone antropizzate dove crescono appunto queste piante. Mentre la Poligonia C. album è una specie più, diciamo, legata ad ambienti alberati, anche piuttosto fre spesso freschi e umidi, la si trova comunemente, non so, lungo le formazioni riparie oppure margini di boschi, radure. E la larva utilizza, cioè sfrutta varie piante nutrici, come, non so, ad esempio il luppolo, ad esempio pruni, olmi, eccetera. Poi c'è un genere di ninfaline che è rappresentato da numerose specie in Italia e anche nell'area appenninica, che pone spesso dei problemi di identificazione, perché le diverse specie sono tutte abbastanza simili e hanno anche spesso dei disegni piuttosto variabili anche all'interno della stessa specie. Quindi in alcuni casi, per identificare, diciamo, alcune specie, può essere necessario ricorrere all'esame di strutture non visibili esteriormente, quindi ad esempio gli apparati copulatori. Quindi a volte, diciamo, se a meno di
dover raccogliere degli individui per motivi di ricerca, bisogna limitarsi a scrivere Melitea SP sul nostro taccuino. Comunque, diciamo, nell'area appenninica ci sono tutto sommato meno problemi di riconoscimento di queste specie rispetto all'area alpina, dove invece ci sono delle specie anche più, come dire, più, ci sono più specie e anche più simili tra di loro. Comunque, possiamo dividere, diciamo, le Melitea, per facilitarci il compito dell'identificazione, in due gruppi. Ci sono queste quattro specie qui, che sono caratterizzate da un rovescio in cui la base delle ali posteriori presenta un colore di fondo chiaro con delle piccole macchie nere basali seguite da una serie di macchie arancio con bordi neri. L'altro gruppo di specie, le altre quattro specie, hanno invece un disegno differente. Vedete che ci sono delle macchie di colore biancastro, crema, con dei bordi neri, quindi manca il disegno che si trova nel primo gruppo di specie. Quindi proprio la base delle ali posteriori vi consente, diciamo, di suddividere già le specie in due gruppi. Le specie del primo gruppo possono avere un disegno di questo tipo, cioè un colore di fondo arancio, fulvo, con delle macchie nere più o meno separate tra di loro, oppure un disegno a più a reticolo, in cui le macchie nere sono fuse tra di loro a formare una sorta di rete. Mentre nelle specie del secondo gruppo il disegno è sempre di questo tipo, cioè è sempre a reticolo, quindi con appunto delle macchie fuse tra loro a rete. Vediamo un po' tutte queste specie. Allora, queste due sono, sono diciamo, le più facili da identificare, perlomeno nell'area che noi stiamo considerando, quindi tra più o meno l'Appennino tosco-emiliano e l'Abruzzo. La prima è la Melitea cinxia. La Melitea cinxia è una specie che si trova in ambienti prativi, generalmente aperti, quindi sia prati gestiti a sfalcio oppure pascoli, anche a quote piuttosto elevate, si trova anche in montagna. Si riconosce facilmente questa specie perché ha, allora, questo disegno a reticolo, quindi su fondo arancio, e soprattutto presenta una serie di piccoli punti neri in questa posizione, quindi submarginali, vicini al margine delle ali posteriori. Questi punti neri si trovano sia sulle parti superiori sia sul rovescio, all'interno di una fascia all'interno di queste aree di colore arancio brillante. Quindi questi puntini neri sono proprio caratteristici di questa Melitea e poi si trovano solo in un'altra specie che vedremo più avanti, che vi metterò a confronto. La Melitea febe invece si incontra in ambienti analoghi a Melitea cinxia. A differenza di Melitea cinxia ha due generazioni, quindi si incontra in un periodo più ampio, a partire più o meno dal mese di aprile fino al mese di agosto, anche inizi di settembre, e questa farfalla si trova in ambienti dove abbondano le sue piante nutrici larvali, che sono le centauree in modo particolare. Si riconosce perché sul rovescio delle ali posteriori presenta una serie di macchie circolari rossicce circondate di nero all'interno di queste specie di lunule, o diciamo macchie a forma di mezzaluna nere. Quindi sono queste macchie rotonde ben distinte, unite sempre alla caratteristica di cui vi parlavo prima, cioè questa base delle ali posteriori a macchioline nere, seguita da queste macchie irregolari arancio a bordo nero. Il disegno delle parti superiori ha un reticolo nero, più o meno marcato a seconda degli individui. C'è un'ampia variabilità individuale, quindi difficilmente trovate due individui con la livrea perfettamente identica. I maschi generalmente hanno un colore di fondo abbastanza uniforme, arancio. Nelle femmine avete frequentemente questo disegno più variegato, cioè avete delle zone marrone scuro, delle macchie color crema, delle macchie arancio più scure, quindi una livrea più un po' più così diversificata.
Poi abbiamo una coppia di specie molto simili tra di loro, Melitea didima e Melitea trivia. Melitea didima è una specie ampiamente diffusa in tutta Italia, Melitea trivia è diffusa soprattutto nell'Italia, diciamo centro, nell'Italia peninsulare, poi al nord diventa un po' più localizzata qua e là. Sono due specie molto simili. La didima in generale è più diffusa e più comune della trivia. La didima si incontra dal livello del mare sino a quote, diciamo, di bassa montagna. Si trova anche in zone anche abbastanza antropizzate, zone coltivate, e le larve di questa farfalla si nutrono su specie del genere Plantago soprattutto, ma anche di altre scrofulariacee, mentre la Melitea trivia è una specie più, più termofila, che si incontra in ambienti, zone collinari, diciamo di bassa montagna, spesso piuttosto aride, dove crescono le piante del genere Verbascum, che invece sono le sue piante nutrici larvali. Allora, sono due specie molto simili. Per identificarle bisogna osservare un dettaglio che è la disposizione delle lunule nere, cioè di queste macchie a mezzaluna nere che si trovano in prossimità del margine delle ali anteriori e posteriori. Cioè nella Melitea didima queste macchie a mezzaluna nere sono staccate dal margine nero. Nella Melitea trivia invece sono unite al margine, quindi formano un disegno più, diciamo più, come dire, sono più ravvicinate proprio al margine scuro delle ali, sia sull'ala anteriore che sull'ala posteriore. Nella Melitea didima i maschi hanno questo colore di fondo arancio tendente al rosso, quindi molto sgargiante. Le femmine invece hanno una livrea più variabile, alcune sono molto simili al maschio, alcune hanno una colorazione di questo tipo con un colore più pallido, più spento, e alcune hanno le ali anteriori molto scure, in particolare queste forme scure si trovano nelle zone montane, ad esempio sulle Alpi ci sono delle Melitea didima con le ali anteriori che sembrano quasi completamente nere e con le ali posteriori rosse, quindi con un disegno molto insomma, contrastato. In generale, appunto, nelle zone a maggior quota tendono ad avere questa colorazione più scura. Mentre nella Melitea trivia il maschio e la femmina sono piuttosto simili tra di loro. La femmina è leggermente più pallida, però insomma la livrea è similare. La disposizione poi delle macchie nere nella parte, diciamo, basale, centrale delle ali varia moltissimo in entrambe le specie. Anche qui non trovate individui, due individui esattamente identici tra di loro. Il rovescio nelle due specie è molto simile, quindi hanno questo colore di fondo biancastro, bianco crema, con due fasce rosse, cioè una discale e una submarginale, con delle macchioline nere sparse. Il rovescio è estremamente simile. Spesso nella Melitea trivia, se voi guardate il margine delle ali posteriori, vedete delle macchie marginali di forma triangolare, nettamente triangolare, mentre nella didima queste macchie tendono ad essere più tondeggianti, però questo non è che sia un carattere sempre così affidabile, diciamo è meglio guardare la parte superiore delle ali. E un altro carattere distintivo, cioè distintivo che vi può un po' aiutare magari sul campo, Melitea trivia tende ad essere più piccola rispetto alla Melitea didima, è un qualcosa che si vede chiaramente a diretto confronto. Poi abbiamo queste due specie qua. Allora, la Melitea celadussa è una specie che negli anni ha cambiato nome più volte, nel senso che se voi prendete i vecchi manuali di identificazione la trovate sotto il nome di Melitea Atalia. In realtà la Melitea Atalia è una specie distinta, si distingue in base alla morfologia degli apparati copulatori e si trova nella parte vuota, diciamo, di questa cartina, cioè si trova nell'Italia nord orientale. In tutto il resto d'Italia, invece è presente, quindi la Melitea celadussa. Melitea celadussa, se voi cercate per esempio nella lista italiana, nella checklist italiana di qualche anno fa, la trovate sotto un altro nome che si chiama, cioè che è Melitea nevadensis. Comunque, diciamo, sono la stessa cosa.
Melitea ceradussa, vedete dalla cartina molto diffusa in tutta in gran parte d'Italia e nell'intera area appenninica. La potete confondere con fondamentalmente due specie. Questa che vi mostro adesso, Melitea aurelia, e poi un'altra specie che vi mostro subito dopo. Dunque, Melitea aurelia è estremamente simile a Melitea ceradussa, nel senso che ha questa livrea con un colore di fondo fulvo, un po' più scuro nel maschio, un po' più pallido nella femmina, con un disegno a reticolo molto fitto, un disegno a reticolo scuro. Questa specie è estremamente simile a Melitea ceradussa, come potete vedere. Caratteri distintivi sono abbastanza pochi, cioè è una specie che spesso, diciamo così, guardando una foto non si riesce a distinguere con certezza da Melitea ceradussa, mentre gli apparati copulatori di queste due specie sono molto diversi e quindi vi consentono di identificare con certezza questa farfalla. Però ci sono alcuni caratteri che possono aiutare con un pochino di, facendoci un po' l'occhio, facendoci un po', così, un po' di esperienza. Melitea aurelia è una farfalla più piccola rispetto a Melitea ceradussa. Qui ve l'ho messa più o meno in scala, quindi è una farfalla che proprio anche sul campo vi accorgete che se conoscete un po' la Melitea ceradussa, che è la più diffusa, vi accorgete che Melitea aurelia è più piccolina. E un altro carattere che è abbastanza affidabile, nel senso che la maggior parte degli individui è presente in Melitea ceradussa, in questa posizione del rovescio dell'ala anteriore. Voi vedete una o due lunule, cioè macchie a forma di mezzaluna nere, molto spesse, molto marcate, mentre nella Melitea aurelia non vedete che queste mezzelune sono appena accennate. Per fortuna, nell'area in questione, nell'area appenninica, la Melitea aurelia si trova solo nella parte nord, quindi nella zona, diciamo, dell'Appennino tosco-emiliano, la zona del Casentino, insomma, nella parte nord. Quindi in quest'area raggiunge il suo limite meridionale di distribuzione in Italia. Quindi più a sud, insomma, più andate a sud e minori sono le probabilità poi di trovare questa farfalla, anche se insomma, bisogna sempre bisogna sempre essere vigili, non si sa mai che possano, diciamo, sbucare fuori delle stazioni nuove, ecco, di questa farfalla. Melitea, cioè tutte e due le specie sono farfalle con due generazioni, hanno un periodo di volo che va più o meno da maggio fino ad agosto e volano in ambienti prativi più o meno ampi, spesso a ridosso anche di zone alberate o arbustive. E volano in ambienti, diciamo, tendenzialmente collinari o di bassa montagna. Questa specie qua, che è di nuovo molto simile alle precedenti, è invece una specie decisamente montana. In Italia si trova sulle Alpi e vedete nella zona dell'Appennino centrale, quindi più o meno tra l'Umbria e scendendo giù verso l'Abruzzo, insomma in quest'area centrale. È una specie che si incontra in praterie, pascoli d'alta quota, tra 1.300 e 2.600 metri circa, quindi sale parecchio in alto, e che ha una sola generazione. Normalmente questa farfalla non convive con le altre due, cioè particolare con Melitea aurelia, ma diciamo anche la Melitea ceradussa tende a stare a quote inferiori, però non è detto, insomma, può anche essere che localmente ci siano delle zone anche di sovrapposizione, quindi non bisogna mai basarsi solo sul fatto solo sulla quota, diciamo, però anche se la quota e l'habitat sono, diciamo, degli indizi importanti. Questa farfalla, come si riconosce dalla Melitea ceradussa? Allora, ha una livrea molto simile, però se guardate il disegno nero in quest'area, nella zona di scale, cioè centrale dell'ala anteriore, vedete che la linea nera è molto sottile, a volte è spezzata o addirittura cancellata, mentre nella Melitea ceradussa questa linea centrale nera è sempre presente, anche spesso molto marcata.
E anche in quest'area, quindi immediatamente dopo, nella zona post-discale, vedete che c'è questa linea nera molto ben evidente nella Melitea celadussa. Nella Melitea invece varia, è più sottile e anche qui può essere interrotta, si vede qua. Melitea varia si chiama così perché ha una certa variabilità individuale, quindi anche qui trovate individui con livree anche molto diversi l'uno rispetto all'altro. La femmina, cioè questa che vi ho descritto è la livrea del maschio, la femmina può avere una livrea simile al maschio, un po' più pallida, oppure può presentare una livrea molto melanica, cioè con questa colorazione marrone scura, grigiastra, molto marcata, che non si trova nella Melitea celadussa. Poi sul rovescio, sia il maschio che la femmina presentano una fascia centrale bianca, che spicca nettamente rispetto al resto, diciamo, della colorazione dell'ala, mentre nella Melitea celadussa c'è una fascia centrale chiara che però è di colore, diciamo, più giallino, più uniforme rispetto alle altre aree chiare del rovescio dell'ala posteriore. Quindi, diciamo, non è semplicissimo identificarla questa specie, però facendo un po' attenzione e facendoci un po' l'occhio, soprattutto, si può imparare comunque a identificarla. È anche una farfalla piuttosto piccola rispetto alla Melitea celadussa. Poi abbiamo Melitea diamina. Melitea diamina è una Melitea che si riconosce abbastanza facilmente perché ha questa livrea molto molto scura, soprattutto sulle ali posteriori vedete che le zone fulve sono pochissimo evidenti, soprattutto nei maschi, le femmine sono leggermente più, cioè hanno queste zone fulve un po' più sviluppate, però diciamo la livrea è comunque ben più scura rispetto alle melitee che abbiamo appena visto. Sul rovescio mancano queste mezzelune scure in quest'area indicata dalla freccia, che invece si trovano nella Melitea celadussa, in generale in quasi tutti gli individui, e poi la Melitea diamina in quest'area, cioè in queste specie di mezzelune che vi sto indicando, presenta dei piccoli punti neri, che sono questi. Mentre nella Melitea celadussa e nelle altre Melitee che abbiamo appena visto, questi punti neri mancano. E questa farfalla si incontra in zone montane, sia nella zona alpina e nella zona appenninica, limitatamente, diciamo, alla un'area che va più o meno dall'Umbria fino alla Basilicata. Questa farfalla si incontra in zone dove crescono le piante del genere Valeriana, che sono le sue piante nutrici larvali. Vabbè, qui vi mostro un'immagine di un ambiente, diciamo, attivo in zone collinari dove si possono incontrare quindi queste melitee qua, quindi la Cinxia, la Didima, la Febe, la Celadussa, l'Aurelia. Questa è una zona ligure, perché io sono ligure dove vivono tutte queste specie, ma comunque anche in zone appenniniche la situazione è analoga, perlomeno nella zona dell'Appennino, della parte settentrionale dell'Appennino dove c'è la Melitea Aurelia. Mentre nelle zone più montane si incontrano queste specie qua, quindi salendo di quota la Melitea Febe, la Melitea Cinzia, la Diamina e la Varia, che è quella che raggiunge, diciamo, le quote maggiori. E poi abbiamo una specie simile alle Melitea, perché anche lei ha questa colorazione, diciamo, arancio con questo disegno a reticolo scuro, che è Euphydria saurinia, della sottospecie provincialis. È una specie che è inclusa, Euphydria saurinia è inclusa in direttiva Habitat, e in Italia è presente con tre sottospecie. Alcuni autori le considerano specie distinte, che sono, allora, la provincialis, presente dalla Liguria a scendere fino alla Calabria, che ha questo aspetto qua. Poi c'è la sottospecie nominale, Euphydria saurinia aurinia, che si trova nelle regioni, diciamo, del nord Italia, a ridosso delle Alpi, pianura padana, nei pochi ambienti residui, che rimangono, diciamo, idonei per la sua sopravvivenza. E poi c'è una sottospecie, o specie distinta, a seconda di come volete considerarla, che è la Euphydria saurinia glacigenita, che si trova invece sull'arco alpino. È una forma, ha una colorazione molto più scura rispetto a questa che vi sto mostrando.
Allora, l'Eufydria saurina provincialis è una farfalla che vola a partire da, cioè, soprattutto nel mese di maggio, poi in alcune zone anche fino a giugno, nelle zone a maggior quota. È una specie che vive in zone collinari o di bassa montagna, e utilizza come pianta nutrice la Cefalaria leucantha, che vi mostrerò poi alla fine, quando facciamo, diciamo, un piccolo riepilogo delle specie in direttiva habitat, come mi era stato richiesto di fare. Questa farfalla come si riconosce? Si riconosce perché, come la Melitea cinxea che abbiamo visto all'inizio, presenta una serie di macchie nere nella parte prossima al margine delle ali posteriori, sia sul rovescio sia sulle parti superiori. Uniti questi puntini ad un'altra caratteristica che la contraddistingue, cioè il colore di fondo delle parti superiori che non è uniforme. Vedete che l'arancio, diciamo, il fulvo delle parti superiori è di due tonalità diverse, quindi un po' più scuro, è alternato tra bande più scure e bande più chiare, eh? Quindi un disegno molto caratteristico. Altre specie con livree arancio maculate sono le Arginnis. Le Arginnis sono delle farfalle piuttosto grandi, di cui esistono alcune specie anche molto diffuse nell'area che consideriamo. Una delle più frequenti è Arginnis paphia. Arginnis paphia è una farfalla che vive in ambienti con presenza di alberi, margini di boschi, radure, ambienti prativi, sempre comunque prossimi a zone, diciamo, zone boschive. Mentre la Arginnis pandora è una specie che è più termofila, quindi legata ad ambienti, diciamo, anche di, si incontra anche in ambienti, diciamo, di macchia mediterranea o comunque lecce, zone con presenza anche di prati aridi, eccetera. Come si riconoscono queste farfalle? Allora, in Arginnis paphia il maschio ha un colore di fondo arancio brillante con queste strisce nere molto prominenti sull'ala anteriore, che contengono degli androconi, cioè delle squame odorifere che utilizza durante il corteggiamento. Nella Arginnis pandora maschio troviamo di nuovo questi androconi, queste strisce scure sull'ala anteriore, però il colore di fondo vedete che è decisamente più verdastro, più pallido e verdastro. La femmina della Arginnis paphia, o perlomeno la maggior parte delle femmine, perché vedremo che c'è anche una variazione cromatica subito dopo, hanno invece un colore che ricorda quello del maschio, ma è un po' più opaco, più scuro, più marroncino, e ricordano quindi un po' quelle della Pandora. Però nella Pandora vedete che c'è sempre questa sfumatura verdognola, piuttosto evidente. Sul rovescio le due specie si riconoscono facilmente perché nell'Arginnis paphia l'ala posteriore è di questo colore verdastro con delle strisce bianco-argente, con anche delle sfumature vagamente violacee, mentre nell'Arginnis pandora l'ala posteriore è verde con delle strisce bianche meno argente meno evidenti, e soprattutto tutta questa parte dell'ala anteriore vedete che c'è un'area di colore arancio, può essere anche più salmone, che manca nell'Arginnis paphia. Nell'Arginnis paphia femmina può esserci, cioè si possono trovare degli individui con una colorazione decisamente diversa da quella classica, da quella tipica, che è questa colorazione scura, tendente al grigio verdastro, che viene chiamata forma valesina. È una forma che è di solito più frequente nelle zone montane, e costituisce, diciamo, una porzione, cioè una minoranza, ecco, della popolazione di queste farfalle, e può ricordare un po' l'Arginnis pandora, anche se vedete il rovescio soprattutto vi aiuta sempre nel riconoscimento, perché in Pandora c'è sempre l'ala anteriore con questo color, diciamo, arancio salmone, e le strisce argente sul rovescio dell'ala posteriore sono meno evidenti, e che il colore, diciamo, dell'ala posteriore è più verde, più
un colore un po' più, diciamo, intenso rispetto alla Genis Paphia. Poi abbiamo le altre Arginis, adesso vengono chiamate Fabriciana, ma fino a un po' di tempo fa erano sempre considerate nel genere Arginis. Sono queste, sono specie frequenti nelle zone collinari e anche montane, soprattutto la Fabriciana niobe è quella che si spinge più in quota. Sono farfalle piuttosto simili all'Arginis Paphia che abbiamo visto prima, piuttosto grandi, però si riconoscono soprattutto per il disegno del rovescio, perché vedete che hanno entrambe delle macchie bianche, oppure una colorazione di fondo gialla, che è decisamente diversa rispetto alla Arginis Paphia e alla colorazione dell'Arginis Pandora che abbiamo appena incontrato. Come si distinguono tra di loro queste due farfalle? Allora, nella dippe, se guardate bene, il rovescio delle ali posteriori presenta nella forma tipica, che è questa che vi sto mostrando, presenta delle macchie bianche, bianco-argente, su un colore di fondo, che spiccano su un colore di fondo giallo-ocra, dove non sono particolarmente evidenti le nervature scure delle ali, mentre nell'Arginis niobe vedete che le nervature delle ali nere, o comunque scure, sono molto più marcate. Poi nell'Arginis niobe è presente in quasi tutti gli individui una macchia in questa posizione bianca con un centro nero, mentre questa macchia è manca o diciamo è meno evidente nella Fabriciana adippe. E in entrambe le, sia nella adippe che nella niobe, è presente anche una forma cromatica con il colore di fondo delle ali posteriori giallino, in cui però si mantiene questo carattere distintivo delle nervature evidenti nella niobe e meno evidenti nella adippe. Questa forma gialla nella adippe si chiama cleodoxa, nella niobe si chiama forma iris. Un altro carattere che vi può aiutare nell'identificazione di queste due specie è anche la parte superiore delle ali, perché nel maschio della adippe sono presenti due strisce con gli androconi, quindi con le squame odorose. Ci sono queste due strisce nere che vi sto indicando, mentre nella niobe non sono evidenti, cioè sono presenti anche nella niobe, ma sono molto più sottili. Nella Fabriciana adippe, inoltre, le ali anteriori hanno il margine esterno leggermente concavo, quindi l'ala ha un aspetto un pochino falcato, soprattutto si vede in questo individuo qua. E nella Fabriciana niobe femmina la base delle ali, soprattutto posteriori, può presentare un'area marrone molto estesa, quindi molte Fabriciana niobe sono decisamente scure, cosa che non si vede mai nelle Fabriciana adippe. Un'altra specie, che un tempo era chiamata Arginis, adesso si chiama Speyeria, è la Speyeria aglaia. La Speyeria aglaia ha delle parti superiori molto simili alle due Fabriciana che abbiamo appena visto, quindi rispetto alla dippe il maschio si riconosce perché non ha le due strisce androconiali nere, mentre rispetto alla niobe risulta quasi indistinguibile, insomma sono molto simili sulle parti superiori. Si riconoscono invece bene per il disegno del rovescio, perché nella Speyeria aglaia, in questa posizione, nella parte submarginale, mancano le macchie rosse che si trovano invece nelle due Fabriciana. Sia nella dippe che nella niobe vedete che in questa zona qui, indicata dalla freccia, qui la freccia è un po' sfasata in realtà, ci sono queste macchie rosse a centro chiaro che invece mancano appunto nella Speyeria aglaia. Queste tre specie si possono tranquillamente incontrare insieme negli stessi prati, quindi insomma, possono facilmente confondere le idee all'inizio, però insomma, se sapete dove guardare, si possono identificare con facilità. Qui vi ho messo anche l'Arginis Paphia a diretto confronto per farvi vedere che sopra ha un aspetto abbastanza simile, però si può anche riconoscere facilmente, senza guardare il rovescio delle ali, perché la Paphia ha delle grosse macchie tondeggianti nere lungo tutto il
al margine delle ali, sia posteriori che anteriori, mentre in tutte le altre specie di ex arginis queste macchie vicine al margine sono invece a forma di archetto molto sottili, ve le sto indicando adesso. Quindi insomma il disegno è abbastanza diverso. Una piccola specie affine alle arginis che abbiamo appena visto è questa qui, l'Isoria latonia. L'Isoria latonia è una farfalla che si incontra in tutta Italia, molto frequente, in ambienti prativi, generalmente zone abbastanza, diciamo, soleggiate, una specie tendenzialmente termofila. Questa farfalla si riconosce molto facilmente perché soprattutto ha un rovescio con queste macchie bianche molto grandi e con riflessi argentei che la permettono, diciamo, che permettono di identificarla facilmente rispetto ad altre specie superficialmente simili. Quindi dalle parti superiori può ricordare magari una piccola arginis paphia, perché ha queste macchie, vedete, molto grandi e rotonde lungo i margini delle ali, però il rovescio è decisamente diverso. Poi abbiamo delle altre specie con livree, vedete, sempre molto simili, apparentemente tutte uguali, ma che in realtà si riconoscono guardando dettagli del rovescio, soprattutto delle ali, che sono ad esempio la Brentis hecate, che vive in ambienti prativi dove cresce la Filipendula vulgaris, che è la sua pianta nutrice, larvale. La Brentis hecate si riconosce per il disegno, questo disegno del rovescio dell'ala posteriore, in cui sono presenti due file di punti neri in questa posizione, verso il margine dell'ala, uniti a una serie di grandi macchie bianche a bordo nero nella parte basale. Altra specie, Bolloria eufrosine, che invece si sviluppa sulle piante del genere viola, quindi si trova spesso in zone anche abbastanza ombreggiate, comunque in prossimità di macchie di alberi o anche in zone prative montane. Bolloria eufrosine si riconosce di nuovo facilmente per il disegno del rovescio, perché se vedete c'è una combinazione di piccole macchie bianche lungo il margine delle ali posteriori, una grossa macchia centrale bianca e una macchia centrale rossa con un punto nero in questa posizione. Quindi una combinazione di caratteri che consente di distinguerla facilmente da specie simili. Altre farfalle che da sopra si sembrano un po' tutte uguali, ma che invece si riconoscono per il rovescio, sono la Brentis daphne, che vive in zone dove è presente il rovo, che è la sua principale pianta nutrice, cioè i rovi, che sono le sue piante nutrici larvali, e Bolloria dia, che invece di nuovo si sviluppa sulle viole. Se guardate bene, il rovescio di nuovo in queste farfalle è ben riconoscibile, perché in Brentis daphne c'è tutta la metà esterna dell'ala che presenta questa colorazione violacea con delle piccole macchie circolari a forma vagamente di occhio in questa posizione, e poi una parte basale invece con grandi macchie gialle a bordo rossiccio. Mentre nella Bolloria dia voi trovate un disegno con piccole macchie bianche lungo il margine, delle macchie a forma vagamente di occhio in questa posizione, e poi una serie di macchie bianche, macchie gialline a bordo più scuro nella parte basale dell'ala. Quindi c'è di nuovo un disegno che la rende ben riconoscibile. E poi abbiamo la Bolloria pales. La Bolloria pales è un'altra di queste farfalline con un disegno sempre arancio a macchie nere, che si incontra in zone montane. È una farfalla che si incontra in Italia sulle Alpi e nell'Appennino centrale, in ambienti di pascolo, di prateria sommitale, o comunque diciamo prateria ad alta quota, tra 1.500 e 2.500 metri circa. Si riconosce di nuovo soprattutto guardando, rispetto alle specie che abbiamo appena visto, che così a prima vista si somigliano tutte, per il disegno del rovescio, perché di nuovo avete un colore, diciamo una combinazione di caratteri unica. Avete queste macchie marginali bianche, ben evidenti, una parte submarginale rossiccia con un accenno di macchie più scure nella parte interna, e poi c'è una parte, diciamo l'apice dell'ala posteriore, decisamente spigolosa, appuntita.
vagamente simile alla Bolloré Adia, che però vedete che ha delle macchie marginali bianche meno marcate e anche le macchie bianche verso la base dell'ala posteriore sono meno evidenti. Poi anche le parti superiori sono diverse perché le macchie nere sono più grandi e poi Bolloré Adia è una farfalla che non si spinge generalmente alle quote a cui è presente la Bolloré Pales. E anche Bolloré Eufrosine ve l'ho messa, diciamo, vicino, perché sì, ha un disegno superficialmente simile, ma se guardate i dettagli, in realtà, di nuovo, la riuscite a riconoscere, piuttosto facilmente. Poi abbiamo le, altre specie di ninfalidi, decisamente più, diciamo, appariscenti rispetto a quelle che abbiamo appena visto, che sono queste, Apatura ilia, Limenitis populi. Sono farfalle di grandi dimensioni che vivono in zone con buona presenza di copertura arborea. L'Apatura ilia si sviluppa soprattutto su pioppi, ma anche su salici. La Limenitis populi invece si sviluppa in particolare sul pioppo tremulo. Sono farfalle che trascorrono gran parte della loro vita sugli alberi, soprattutto Limenitis populi è una farfalla che si incontra abbastanza di rado. La Limenitis populi si incontra nella zona appenninica, nella parte settentrionale, mentre, quindi più o meno fino alla zona dell'Appennino tosco-emiliano, mentre l'Apatura ilia si incontra fino all'Abruzzo, ecco, anche più a sud, quindi è più diffusa. Apatura ilia si riconosce per questa livrea particolare in cui il maschio presenta un riflesso viola che è cangiante a seconda di come incide la luce sulla superficie delle ali, che può essere su sfondo giallo-arancio nella forma cosiddetta clizie e oppure su uno sfondo marrone scuro nella forma nominale. La femmina ha invece una colorazione di questo tipo, cioè in cui non c'è il riflesso viola, che è caratteristico del maschio. Sia il maschio che la femmina presentano in questa posizione una macchia a forma di occhio, una specie di occello, che si trova anche sul rovescio dell'ala anteriore. La Limenitis populi invece ha una livrea sì vagamente simile, dove però non c'è la macchia a forma di occhio in questa posizione e dove è presente anche una macchia bianca, evidente soprattutto nelle femmine, ma si trova anche nei maschi, nella zona discale, quindi all'interno della cella discale delle ali anteriori. E poi il rovescio delle ali della Limenitis populi è decisamente diverso da quello della Patura ilia, cioè arancio con un disegno più maculato. Macchie nere e bianche, decisamente facilmente riconoscibile. Specie più piccole del genere Limenitis sono queste due, la Limenitis reducta e la Limenitis camilla. La reducta è più diffusa, la si trova a partire dal livello del mare, in ambienti dove crescono i caprifogli, che sono l'alimento delle larve, mentre la Limenitis camilla vive in zone più, diciamo, tendenzialmente più fresche e umide, collinari, anche montane, dove utilizza sempre caprifogli come piante nutrici larvali. Sono due specie molto simili, però se le guardate con attenzione si riconoscono facilmente, perché la Limenitis reducta ha un riflesso blu su tutta la superficie delle ali, che manca in Limenitis camilla. Poi in reducta c'è una macchia bianca al termine della cella delle ali anteriori e sul rovescio delle ali posteriori vedete che c'è una singola fila di punti neri sia sul margine delle ali posteriori che sulle ali anteriori. Nella camilla invece sul rovescio dell'ala posteriore ci sono due file di macchie nere. Qui a fianco c'è la Limenitis populi che vi ho messo così tanto per così come confronto, ma in realtà è una farfalla anche molto più grande rispetto a queste due, con un rovescio anche decisamente differente. Altra farfalla molto appariscente è la cosiddetta ninfa del corbezzolo, Caraxes iasius. Caraxes iasius è una farfalla che in Italia è presente nelle aree dove cresce la sua pianta nutrice, che è appunto il corbezzolo, quindi è soprattutto una farfalla di zone costiere oppure di zone, diciamo, dell'entroterra dove cresce questa pianta. Non ha bisogno di grandi presentazioni, è una farfalla molto grande, con un volo molto potente, ricorda quasi un uccello quando vola. Con una livrea marrone scura, con questi margini
arancio e la presenza di due code sulle ali posteriori. È una farfalla di aspetto quasi tropicale, in effetti è l'unica specie europea di una sottofamiglia, le caraxine, che sono diffuse soprattutto nelle zone tropicali, in Africa, in Asia. E anche il rovescio di questa farfalla la rende decisamente unica rispetto a tutte le altre farfalle, diciamo, della nostra fauna. E anche la larva è decisamente particolare, ha il corpo liscio, non ha le protuberanze tipiche della maggior parte dei ninfalidi e ha una testa che ricorda un po' diciamo, un piccolo dinosauro, no? Questa specie di scudo frontale con quattro corna, protuberanze appuntite. Altra farfalla particolare, Libitia celtis, è una farfalla che si incontra in gran parte d'Italia e utilizza come pianta nutrice larvale principale il Celtis australis, il bagolaro, che è un albero che è presente sia allo stadio, cioè sia allo stato spontaneo, sia all'interno nelle zone antropizzate, viene spesso utilizzato nei viali o nei parchi cittadini, quindi questa farfalla si incontra anche in questi ambienti. È insieme alle vanesse una delle specie di farfalle che sverna allo stadio adulto e si riconosce facilmente per questa livrea marrone a macchie arancio e queste ali anteriori con l'apice falcato, cioè con questa forma, con apice tronco e falcato, quindi un po' incurvato. In entrambi i sessi c'è uno sviluppo molto evidente dei palpi, cioè di queste due appendici che si trovano di fronte agli occhi. Quindi è una farfalla che ha una specie di naso, in effetti. Nel maschio il rovescio dell'ala posteriore è grigiastro, nella femmina il rovescio è più rossiccio, marrone rossiccio. E questa è la larva che ha un aspetto che ricorda molto quello delle pieridi, quindi delle cavolaie ad esempio, quindi non ha nessun tipo di protuberanza sul corpo ed è di colore verde o marrone a seconda degli individui.